Michele Corradini, quinto all'Isola d'Elba, oggi per te è veramente la corsa di casa, oggi bisogna dare il massimo. Sì, oggi si darà tutto, il percorso si addice molto più alle mie caratteristiche. In questi giorni abbiamo studiato bene con l'allenatore, abbiamo provato tutti i punti più critici, speriamo bene. Richard Zuffi, un bel bronzo agli europei, oggi lotti per togliere la maglia rosa alla tua amica Elena Valentini. Sì, vabbè, sono molto contenta per la gara di settimana scorsa. Oggi devo dire che partirò con un problema perché giovedì sono stata operata un dente e quindi non so la mia condizione attuale quale sia. Cercherò di dare il meglio di me e di portare al termine la gara, ma lo dico anticipatamente che non sono al top della condizione. Nella seconda tappa del Giro d'Italia Ciclocross, organizzazione curata dalla ASD Romano Scotti, in gara gli juniores, donne elite ed under 23. La partenza della categoria juniores, poi la categoria elite ed under 23 per quel che riguarda le donne. Tra gli uomini è Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride ad indossare la maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale. Ci avviciniamo al passaggio all'interno dell'abitato di Petrignano, vediamo inquadrato in questo momento il plumbeo cielo alle spalle della chiesa di Petrignano, il passaggio all'interno dell'abitato di Petrignano con Moreno Pellizzon, leader della generale, in quarta posizione, mentre in questo momento è passata la leader della classifica generale per quel che riguarda le ragazze, Elena Valentini della Selle Italia Guerciotti. Da sottolineare che in gara vi è anche la Arzuffi, bronzo europeo in Repubblica Ceca recentemente conquistato. Nel tratto fettucciato troviamo un terzetto al comando, Stefano Sala della Selle Italia Guerciotti, seguito da Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride e Federico Mandelli della MTB Increa Brugherio. Brugherio che ospiterà la terza tappa di questo Giro d'Italia Ciclocross voluto e organizzato dalla ASD Romano Scotti. Salto di catena per Simone Perna della New Team Balzano, che deve fermarsi per rimediare al guasto meccanico e poi risalire nuovamente in bicicletta. Da sottolineare ancora una volta gli sponsor principali di questa edizione del Giro d'Italia Ciclocross, due realtà, due aziende molto vicine a chi svolge questo tipo di attività, la Selle Italia e la Nortuev, presente alle manifestazioni, a tutte le prove. È stato anche Fausto Scotti, commissario tecnico della nazionale di specialità, insieme al suo collaboratore Luigi Bielli, a salutare i ciclisti anche per quel che riguarda l'amministrazione comunale Rino Freddi, Manuel Todaro della Selle Italia Guerciotti, intanto che insegue, mentre si avvicina Elena Valentini che guida la gara femminile. La Valentini è la leader della classifica generale grazie al successo conquistato nella prima tappa. La vediamo con il dorsale 32, la ciclista della Selle Italia Guerciotti, Elena Valentini. Dovrebbe avere quale sua diretta avversaria la compagna di squadra Arzuffi, recentemente ha conquistato il bronzo europeo in Repubblica Ceca. La vediamo inquadrata in questo momento, ma le nostre telecamere ha già sottolineato di non essere al top della condizione a causa di un piccolo intervento ad un dente. Comunque la Arzuffi è una autentica battagliera, proverà in qualsiasi modo a conquistare il successo in questa prova. Intanto al comando per quel che riguarda le ragazze c'è Elena Valentini,
In terza posizione la rosa delle donne juniores, Chiara Teocchi della TX Steve Bianchi. Ancora il passaggio nel breve tratto in discesa e scalino per il leader della classifica generale, Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, che ora è salito al comando. Inseguono il battistrada Sala e Mandelli alle spalle di Pellizzon. In quarta e quinta posizione Manuel Todaro della Sell Italia Guerciotti e Mauro Caneva della Cadrezzate Verso Liride. Seguono poi Giorgio Rossi della TX Steve Bianchi e Daniel Smarzaro della Rotogal. Passa anche Michele Corradini della squadra di casa, l'Unione Ciclistica Petrignano. Ci avviciniamo al castello con la maglia rosa di Elena Valentini. Seguono Alice Arzuffi della Sell Italia Guerciotti e Chiara Teocchi della Team Active Bianchi. Questo il suggestivo passaggio all'interno del castello. Chiara Garimberti della Cadrezzate Verso Liride e la maglia tricolore di Rebecca Garimboldi della Lissone MTB. Passaggio sotto il traguardo per la testa della corsa uomini con Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, Stefano Sala e Federico Mandelli, ciclisti alla sua ruota. Poi troviamo gli altri protagonisti di questa prova maschile riservata alla categoria juniores. Ancora diversi passaggi sul traguardo di Petrignano. Petrignano che ha salutato così anche il Giro d'Italia di ciclocross dopo aver assistito alle gesta dei professionisti nella vicina Assisi. Testa della corsa donne con Elena Valentini che transita in questo momento. Alle sue spalle transita Alice Maria Arzuffi che insegue con soli 12 secondi di ritardo, dunque sembra aver superato il problema l'Arzuffi. Passaggio sotto il traguardo anche per Chiara Teocchi della TX Steve Bianchi che sta guidando la categoria juniores donne. Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride ormai saldamente al comando, affronta il tratto fettucciato. Siamo ormai alle battute finali, a inseguire sempre la coppia formata da Stefano Sala della Sell Italia Guerciotti e Federico Mandelli della MTB Increa Brugherio. Brugherio che già, come sottolineato, ospiterà la terza tappa di questo Giro d'Italia di ciclocross, organizzazione curata dalla ASD Romano Scotti. Anche in quell'occasione sarà presente Fausto Scotti, commissario tecnico della Nazionale di ciclocross. Qui a Petrignano è presente anche il responsabile nazionale della Federciclismo per quel che riguarda attività del ciclocross, Michele Lavieri, e il professionista della Sky, Salvatore Puccio, che è cresciuto in terra umbra. Quest'anno ha già vestito per un giorno la maglia rosa del Giro d'Italia professionisti, una grande soddisfazione per il presidente dell'Unione Ciclistica Petrignano Ranucci. Dopo un lungo inseguimento la Zuffi aggancia la Valentini, in questo momento ha superato la maglia rosa Elena Valentini della Sell Italia Guerciotti. Ancora immagini sul leader della prova maschile, Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, lanciato verso la conquista del successo in questa seconda tappa del Giro d'Italia ciclocross, manifestazione valida anche come prova dell'Umbria Master Cross, organizzazione curata dall'Unione Ciclistica Petrignano con Orlando Ranucci, i vicepresidenti Marco Gorietti e Osvaldo Bertilli. Siamo ormai alle battute finali con il leader della prova maschile, Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, alle sue spalle Stefano Sala e Federico Mandelli, sembrano ormai destinati ad aggiudicarsi gli altri due posti del podio. C'è un testa a testa tra i due, ormai
è sicuro di vincere Moreno Pellizzon della Cadrezzate Verso Liride, che va a tagliare il traguardo, evidenzia la sua maglia rosa, simbolo del leader della classifica generale. Lanciato la volata tra Stefano Sala della Sell Italia Guerciotti, che si aggiudica il secondo posto, e Federico Mandelli della MTB Increa Brugherio, che chiude al terzo. Quarto posto per Mauro Caneva della Cadrezzate Verso Liride, quinto Giorgio Rossi della TX Active Bianchi. Ci prepariamo ad attendere l'arrivo della prova femminile con il testa a testa tra Alice Maria Zuffi ed Elena Valentini. Tra poco sbucheranno in fondo al vialone le due protagoniste assolute di questa prova. C'è una scivolata per la Arzuffi, che però riprende prontamente, lanciata alla volata, è un vero e proprio testa a testa tra le due compagne di squadra, e Alice Maria Arzuffi che chiude davanti ad Elena Valentini. Al terzo posto va a chiudere Alessia Bulleri della Forestale, invece conquista il successo Chiara Teocchi della TIC X Active Bianchi per quel che riguarda la categoria donne junior. È stato un percorso molto particolare, perché se lo si guardava da fuori si dice è dritto, c'è solo da spingere, invece poi provandolo fin dal primo giro abbiamo visto che era molto da guidare, molto tecnico, chi sapeva guidare era comunque avvantaggiato, e comunque non era c'era da spingere nelle parti più asfaltate o nei rettilinei, però all'interno del prato era pieno di buche e quindi chi spingeva comunque non era avvantaggiato in quelle parti lì. Sono molto contenta della gara di oggi, se devo essere sincera non me l'aspettavo di questo risultato, ma proprio minimamente, perché ero indecisa stamattina se partire o meno, poi comunque ho detto parto, massimo se ho male mi fermo, quindi ero partita molto tranquilla, però sono partita, poi ho visto che comunque le gambe c'erano, hanno iniziato a girare, sono rimasta subito attardata un attimo in partenza perché mi sono caduta davanti subito alla prima curva, avevo preso un po' di distacco dalla mia compagna, ma poi pian piano sono riuscita a tornarle sotto e a passarla all'ultimo giro, diciamo. Una volata veramente avvincente, vogliamo riviverla? Sì, vabbè, insomma l'ho passata. Ho ripreso la mia compagna quando eravamo a metà giro dal termine della gara, diciamo, e ho cercato di stare davanti, comunque di condurre l'andatura per non riuscire a farmi passare fino, diciamo, alla curva finale. Mi è sfuggito anche un piede, il piede sinistro, però sono riuscita ad arrivare vincente all'arrivo, dai.